Ciao a tutti, dunque, volevo farvi presente come sono io quando telefono in tedesco. Cercherò di mettere il video più in alto possibile con il volume, in modo tale che tutti possiate sentire, perché so di avere una voce abbastanza bassa per natura, ma lì stavo veramente impazzendo. Quindi questi sono i sentimenti che provo io dopo aver telefonato in tedesco. E dopo aver provato ad esprimermi, ovviamente mi rivolgo a tutti coloro che sono laureati in tedesco, madrelingua autodichiarati, dottore in ricerca in germanistica autodichiarati, e vi prego di chiudere il becco perché ne ho le palle piene di sopportarvi. Grazie, tanto non lo farete, ma io vi ringrazio uguale. Bene, buona visione. Un attimo di pazienza, scusate. Questi sono i risultati di alcuni momenti di follia. Però invito a chiunque a provare a fare la stessa cosa e farmi sapere come stanno i suoi nervi, soprattutto se è una persona nata come timida, come ero da piccola, io ero una bambina timida. E quindi il fatto che io parli a un sacco di persone denota il fatto che io ho fatto un percorso, diciamo, interiore. Mi chiedo che tipo di percorso abbiate fatto voi e chi siano le persone che mi distruggono le palle scrivendo certe cose. Comunque, io almeno, nonostante tutte le sfighe, gestisco il mio stress senza andarmelo a prendere con persone che non c'entrano niente, perché io ho un orgoglio. Io non cado così in basso da andare a cercare di ledere ad innocenti che non mi hanno fatto niente. Evidentemente voi non avete un orgoglio. Un bacione a tutti e buona visione per quanto riguarda i vostri scleri.